risorsa, firma della consigliera Piccinini. Risponde per la giunta l'assessore Donini. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Oggi portiamo in aula un argomento che penso abbiamo trattato, ho trattato in questa sede innumerevoli volte, l'assessore lo conosce molto bene, e riguarda il mancato completamento dell'elettrificazione delle linee ferroviarie regionali, a cui si aggiunge il problema dei passaggi a livello di cui abbiamo letto anche recentemente nel territorio reggiano, che per le nuove norme sulla sicurezza ferroviaria causano rallentamenti, code, disagi e contribuiscono a rendere poco attrattive le nostre linee. Dobbiamo anche dire che sulle linee non elettrificate non circoleranno treni nuovi, il che significa continuare a far circolare mezzi di 30 anni fa a diesel obsoleti e inquinanti. Quindi l'interrogazione a risposta immediata di oggi è quasi un passaggio obbligato dopo mesi di mancati riscontri e risposte alle mie continue sollecitazioni. Ricordo anche che in Commissione 3 giace da tempo una mia richiesta di audizione e di approfondimento su questi temi e su un'operazione di cui io sono particolarmente contraria e continuerò a oppormi fino alla fine, che è il passaggio addirittura di tutte le reti FER a RFI senza alcun oggettivo vantaggio. Però in questi giorni abbiamo letto di una apprezzabile apertura sul tema dell'elettrificazione tramite alcune dichiarazioni fatte sulla stampa locale da parte del collega Calvano, che è sicuramente titolato a parlare del tema, ma che sono dichiarazioni che non bastano e non possono bastarci, se non altro perché il portafoglio ce l'ha la Giunta. E allora credere a quelle parole adesso significherebbe accontentarsi di promesse che potrebbero durare il tempo di una campagna elettorale. Non ci sfugge, in effetti, che siamo sotto elezioni. Oggi però io credo ci siano i margini per uscire dai proclami e tradurre quelle parole che vanno nel senso da noi auspicato. Infatti, però, chiediamo che venga fatto oggi e non domani. Non c'è bisogno di aspettare la prossima legislatura per agire, così insomma, come non c'è bisogno di attendere per forza l'intervento di altre istituzioni. Le risorse necessarie per permettere a FER, che voglio ricordare è una società 100% regionale e vive delle risorse che la regione gli conferisce, e che ha bisogno di poter iniziare a fare anche un po' di programmazione per completare appunto l'elettrificazione delle linee regionali e il progressivo superamento dei passaggi a livello con un piano dedicato, come hanno scelto tra l'altro di fare altre regioni, vanno trovate nel bilancio che approveremo a breve, prima della fine di questa legislatura. Ricordo che per esempio per l'autostrada Cispadana avete detto di aver trovato risorse regionali pari quasi a 300 milioni di euro, segno che quando la volontà politica c'è, le risorse si trovano, perché vanno bene le dichiarazioni a mezzo stampa, ma poi bisogna anche essere conseguenti e concretizzare con i fatti ciò che si dice. È un impegno preciso che chiediamo da sempre, che torniamo a chiedere anche oggi con questo question time e con una risoluzione che discuteremo in giornata. Risorse che devono essere, lo ripeto, trovate all'interno del bilancio regionale, non per accontentare i 5 Stelle, ma per un obiettivo e una visione più alta e un'attenzione alle politiche di sostenibilità ambientale che noi riteniamo, abbiamo sempre ritenuto imprescindibili in un territorio come il nostro, con la qualità dell'aria che tutti conosciamo. Grazie consigliera, la parola all'assessore Venturi. Scusate, la parola all'assessore Donini. Grazie Presidente, grazie anche a lei consigliera Piccinini per la determinazione con la quale ci incalza sui temi del trasporto ferroviario, che mi consente di ribadire numeri alla mano ciò che stiamo facendo per la cura del ferro in questa regione e ciò che faremo nel prossimo futuro, incontrando sono certo la sua condivisione. Abbiamo messo in campo un piano industriale da 800 milioni di euro per rinnovare la quasi totalità dei treni, piano che è già in corso di attuazione e che si completerà nel prossimo semestre. Per consentire questo rinnovo del materiale rotabile abbiamo in questi 5 anni di mandato più che raddoppiato il budget di bilancio per il TPL. Il tasso di crescita del trasporto pubblico su ferro in Emilia-Romagna non ha eguali in Italia, più 80% di passeggeri negli ultimi 8 anni, come riconosce l'ultimo rapporto pendolario di Lega Ambiente. Un aumento frutto anche della manovra di integrazione tarifaria che consente oggi ad oltre 60.000 pendolari, studenti e lavoratori di poter risparmiare in media 180 euro annui circolando gratuitamente sugli autobus di linea delle città capoluogo e in quelle con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
Abbiamo finanziato 70 milioni di euro per installare alcune linee che ne sono già dotate, il sistema SCMT blocco treno automatico in tutte le linee regionali, poiché siamo convinti che la sicurezza di chi viaggia in treno o di chi vi lavora sia la priorità assoluta. Abbiamo stanziato 30 milioni di euro per l'elettrificazione delle linee reggiane, Reggio Ciano, Reggio Guastalla, Reggio Sassuolo, il cui completamento è previsto entro il prossimo biennio. I lavori sono in corso nella linea Reggio Guastalla e Reggio Sassuolo, mentre sulla Reggio Ciano entro il prossimo mese cominceranno i cantieri per la qualificazione. Per quanto riguarda l'elettrificazione delle altre linee, Ferrara-Codigoro, Parma-Sulzara-Ferrara, tratta Sulzara-Poggio-Usco, la Regione ha richiesto al MIT un finanziamento nell'ambito del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, così da poter completare l'elettrificazione delle linee regionali per un totale di 92 milioni di euro. Nella prossima legge di bilancio aumenteremo conseguentemente la dotazione finanziaria di FER per consentire alla stessa società di cofinanziare questo investimento accedendo ad autonome possibilità di finanziamento. La Regione ritiene inoltre fondamentale, per garantire la sicurezza e l'efficacia del servizio ferroviario, procedere alla dismissione del maggior numero di passaggi a livello. I principali interventi finanziari riguardano Bagnacavallo sulla linea Castelbolognese-Ravenna, 11 milioni e mezzo, di cui 3 milioni dalla Regione. Sorbolo sulla linea Parma-Sulzara, di cui 2 milioni e 200 mila euro dalla Regione. Villanova d'Arda sulla linea Fidenza-Cremona, 5.100 il costo, di cui 3 milioni dalla Regione Emilia-Romagna. Abbiamo quantificato in 60 milioni di euro l'investimento necessario, mancante, per eliminare di concerto con le amministrazioni locali la quasi totalità dei passaggi a livello della Regione. Abbiamo intenzione di reperire i necessari finanziamenti nel prossimo stanziamento dei fondi strutturali comunitari di dotazione della Regione, così come avevamo già comunicato al precedente governo. È del tutto evidente che stiamo considerando, visto l'ammontare complessivo degli investimenti previsti per il prossimo quinquennio, per i quali si pensa di rafforzare fin dalla prossima legge di bilancio regionale il ruolo e la capacità di bilancio di FER, di proporre al Governo e RFI e ai sottoscrittori del patto per il TPL, sindacati in primis, in una interlocuzione trasparente, di sospendere il percorso di confluenza della stessa FER in RFI. Per quanto riguarda infine il trasporto merci su ferro, oggi la Regione Emilia-Romagna, grazie anche agli incentivi da noi erogati per gli investimenti RFI e per gli operatori della logistica, ormai ha raggiunto i 20 milioni di tonnellate di merce trasportate su rotaia contro i 15 milioni di tonnellate del 2007, anno precedente la grande recessione economica, un equivalente di circa 800.000 camion in meno sulle nostre strade. Grazie Assessore Donini, la parola alla consigliera Piccinini per la replica. Grazie Presidente, ma alcune buone notizie, in particolare la sospensione del passaggio di ferro a RFI. Noto che le nostre sollecitazioni continue alla fine, insomma, devo dire che sono servite. Ecco, spero che dalla sospensione si passi al definitivo annullamento di questa volontà. Una precisazione rispetto ai 30 milioni per le reggiane, in realtà sono soldi che sono stati presi parte, quota parte anche dai mutui e da fondi nazionali, non sono tutti fondi regionali, e l'aumento dell'80% dei passeggeri diciamo che sono soprattutto per le linee dell'alta velocità in realtà, quindi tolto la Cagliari-Brignola, che sappiamo che è un esempio, ma questo l'ho già detto, che funziona perché lì si è investito e insomma c'è stata la volontà di credere su quella linea e infatti i frutti poi sono arrivati. Ho sentito tanti numeri, non mi è chiaro esattamente quanto sarà l'investimento della Regione in bilancio. Prendo atto però che le nostre appunto sollecitazioni hanno portato insomma a cambiare, se vogliamo, direzione rispetto agli investimenti da fare sulle linee ferroviarie regionali, e questo lo vogliamo verificare in bilancio. Chiaro è che insomma non si può parlare di svolta green a 2 mesi dalle elezioni, però io voglio continuare nel poco tempo che rimane prima delle elezioni a sfidarvi su questi temi, affinché le nostre sollecitazioni da una parte e l'apertura all'ascolto dall'altra possano portare al raggiungimento di obiettivi concreti che abbiano effetti e ricadute positive su ambiente, salute e mobilità dei cittadini, che anche la sfida di cui in qualche modo vogliamo e dobbiamo farci interpreti, delle centinaia di migliaia di ragazzi dei Fridays for Future che venerdì sono scesi in piazza e che ci chiedono di fare presto. Solo rendendo le nostre linee attrattive si può orientare efficacemente la mobilità delle persone verso mezzi sostenibili e realizzare la scelta ecologica indispensabile non solo al futuro ma anche al presente del nostro territorio.